Allora, vediamo la notizia di cronaca che era il primo titolo del nostro telegiornale. Riusciamo ora a collegarci, a stabilire il collegamento con la Procura della Repubblica di Pescara, dove si trova Luca Pompei, il quale appunto approfondisce così dal punto di vista giornalistico ciò che dal punto di vista investigativo è stato approfondito e ha portato a sviluppi clamorosi proprio ieri una task force della Procura di Pescara proprio specializzata in femminicidi. Il caso ovviamente quello della morte della donna rumena a Spoltore. Luca, buon pomeriggio. Innanzitutto parlaci di questo caso e di come è stato in qualche modo portato ad una svolta in queste ore. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Carmine, sì, noi siamo stati fino a qualche minuto fa a colloquio con il procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Pescara, Annarita Mantini. Con lei, insomma, abbiamo parlato del prezioso lavoro del gruppo antiviolenza, il GAV, che è stato l'elemento in qualche modo fondamentale per la risoluzione di questo caso, la morte di Alina Kozak, la donna di 40 anni. È morta nel gennaio quest'anno e a distanza di 8 mesi la svolta delle indagini con l'arresto ieri pomeriggio del suo compagno Mirko De Martinis. È stata un'indagine abbastanza delicata perché inizialmente sembrava che Alina fosse morta per cause naturali, ma i primi dubbi da parte degli inquirenti sono emersi da subito anche rispetto all'esito dell'autopsia, tant'è che la dottoressa Mantini ci ha detto che è stato necessario un nuovo consulto affidato a un pool di ben 3 medici legali per ricostruire la causa esatta e precisa della morte di Alina. Da lì ovviamente l'esito di morte meccanica violenta da compressione anomala del collo. E qui entra il gioco del campo antiviolenza, una sorta di polo di aggregazione fondamentale qui sul territorio della provincia di Pescara, ci ha raccontato la Mantini, che è riuscita in pochi anni a creare una sorta di rete estremamente efficace di collaborazione sia da un punto di vista investigativo, ma anche da un punto di vista di relazione con le persone che si rivolgono sempre più alla GAV per manifestare problemi di violenza domestica. Ebbene, grazie ai professionisti della GAV, lavoro investigativo dei carabinieri, il tutto coordinato dal procuratore aggiunto Annarita Mantini, che ha preso il posto di Stefano, che aveva dapprima acquisito il fascicolo di questo caso, poi ha lasciato la procura di Pescara affidando il fascicolo appunto alla Mantini. Ebbene, nel giro di 8 mesi, indagini accurate, ovviamente indagini con le solite consuete tecniche, ma grazie, ripeto, soprattutto al lavoro professionale dei professionisti del GAV, si è giunti alla svolta di ieri pomeriggio con la firma della misura per l'arresto di Mirko De Martinis, che ricordiamo Carmine, sarà interrogato domani mattina alla carcere di San Donato alle 10:45 per i consueti interrogatori di garanzia. Insomma, grande applauso, ripetiamo, al GAV, ripetiamo come polo di aggregazione, rete di collaborazione tra vari istituti del territorio provinciale di Pescara. Non a caso è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti i casi di violenza, soprattutto violenza domestica. In questo va sottolineato l'importanza di questo istituto all'interno della Procura di Pescara. Carmine, se non hai domande, ti restituisco la linea. Grazie Luca, grazie, buon lavoro e naturalmente ancora complimenti a questi investigatori che hanno avuto il sospetto e poi anche il coraggio di andare fino in fondo su questa pista che ha in qualche modo impresso una svolta al giallo di questo decesso. Grazie Luca.